Sì, grazie Presidente, grazie colleghi senatori. Io mi unisco, così come hanno già fatto i relatori di maggioranza, ai ringraziamenti, insomma, del lavoro fatto in commissione, che certamente è stato un lavoro fatto in modo ordinato, seppur molto compresso rispetto ai tempi, per quelli che sono stati, insomma, questi continui incontri di maggioranza per cercare di trovare in qualche modo un equilibrio complessivo rispetto al maxiemendamento che oggi arriva in aula. Però, come dicevo ieri, già nel momento in cui sono intervenuto come relatore di minoranza, noi denunciamo e continuiamo a denunciare pesantemente quello che è un po' questo cambio di passo che c'è stato in questa legislatura, che non trova precedenti in nessun'altra legislatura, di questo monocameralismo alternato che di fatto ha modificato la Costituzione, per cui siamo passati da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo imperfetto. E su questo noi non faremo sconti, perché non è possibile continuare in questa direzione. Questo protagonismo del governo, che è senza precedenti nel Paese, e è una situazione effettivamente molto molto imbarazzante per una democrazia avanzata qual è quella del nostro Paese. Per venire invece a quello che è il tema all'ordine del giorno, volevo dire anche ai relatori che questo decreto è superato, sì, ma non dagli eventi legati al conflitto bellico che in qualche modo è alle porte della nostra Europa. Ma il problema è anche precedente, perché già il 27 gennaio che questo decreto è stato approvato al Consiglio dei Ministri era un decreto del tutto insufficiente, e ne ho parlato ieri, ho sciorinato tutta una serie di numeri per tutti i settori interessati, che già in quel momento non avevano nessun tipo di risorse aggiuntive per quello che era il dramma che vivevano considerando questa pandemia. Come dicevo, siamo in presenza di un decreto-legge che invece che sostenere il mondo delle imprese sta uccidendo molti settori, in particolare quell'edilizio, inserendo l'ennesimo correttivo antifrode che penalizza anche le persone oneste che hanno operato con onestà in quest'ultimo anno rispetto a questa misura. Voglio fare l'esempio di un emendamento semplice, anche questo, senza nessun problema di copertura, che prevedeva lo spostamento almeno di 3 mesi, dal 30 giugno al 30 di settembre, per quelle case unifamiliari, per consentire lo stato avanzamento lavori. Ecco, considerando le 14 modifiche fatte a questo super bonus, era il minimo che si potesse aspettare. Beh, nemmeno su questo emendamento c'è stato il coraggio da parte del governo e della maggioranza di dare una risposta ai nostri emendamenti. E quindi su questo non siamo assolutamente disponibili, non siamo ottimisti rispetto a quelli che sono i temi, perché vedete, sul super bonus tutti siamo d'accordo nel dover frenare le truffe, ma non come si voleva fare con questo decreto. Perché anche l'Agenzia delle Entrate ci ha confermato che i numeri delle truffe per questa misura erano solo del 3%. Per cui questo accanimento, che ha portato, come dicevo prima, a 13-14 modifiche, appare del tutto inadeguato e ha delle basi piuttosto fragili. E quindi ci auguriamo che almeno in questa fase finale di questa misura si consenta di poter proseguire in modo ordinato, in modo tale che fino al 31 dicembre 2023 si possano consentire alle famiglie e alle imprese italiane di dare risposte rispetto alla spinta economica che può darci questo decreto, per quei numeri che ho dato ieri quando ho spiegato che cosa rappresenta per il sistema paese l'edilizia in Italia. Vedete, siamo in presenza di un decreto-legge, come dicevo prima, che è largamente insufficiente. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina lo ha reso del tutto inutile e superato dagli eventi che ci sono stati, ma che sono, come dicevo prima, anche precedenti agli eventi legati al conflitto che si è generato. E quindi al caro energia, che lo voglio ricordare, era già presente in legge di bilancio, perché noi abbiamo provato a spostare delle somme, addirittura una parte delle somme che prevedevano la riduzione delle tasse, che nessuno ha potuto verificare, perché quei 7 miliardi previsti per gli scaglioni IRPEF nessuno se n'è accorto. Fermo restando, noi siamo sempre favorevoli quando si parla di riduzione delle tasse, perché abbiamo detto che andavano creati degli effetti moltiplicatori,
I 10 miliardi del reddito di cittadinanza, lo voglio ricordare, quest'anno il governo dei migliori addirittura ci ha messo 1 miliardo di euro in più, siamo passati da 9 a 10 miliardi, più i 7 miliardi, gli 8 miliardi della riduzione delle tasse, noi dicevamo di spostarli almeno in parte per creare quell'effetto moltiplicatore sul prodotto interno nazionale, per consentire alle imprese, alle piccole e medie imprese che rappresentano l'80% delle imprese italiane sono la spina dorsale del sistema economico del Paese. E come dicevo, al caro energia si è aggiunto anche un ingiustificato caro carburanti, dove oggi noi vediamo nei paesi limitrofi, lo ha fatto riferimento il collega Misiani, nella vicina Slovenia, dove è stato messo un tetto ai carburanti e dove un litro di benzina costa 1,50 euro. Noi siamo addirittura arrivati quasi a 2,50 euro. Non si capisce perché non si fanno le stesse cose che fanno i nostri paesi confinanti. E allora c'è un extragettito, lo voglio ricordare, rispetto all'IVA che stiamo incassando, e questo extragettito ai fini IVA può servire anche per fare questo tipo di operazione, ma non c'è tempo, il tempo è scaduto. Cara sottosegretario Sartore, io la ringrazio, anche lei, per la disponibilità che ha dato, però non può venire a dirci, io ho preso degli appunti su alcuni temi dove lei giustamente ha fatto riferimento agli emendamenti dicendo che in questo caso abbiamo approvato emendamenti che sono stati ordinamentali, addirittura in qualche caso ha fatto riferimento a delle interpretazioni autentiche. Ecco, è vero questo, ma oggi serve altro, oggi siamo in una guerra. Oggi Draghi ci ha detto, e voglio citare quello che ha detto personalmente, siamo passati da un'economia di mercato ad un'economia di guerra, ma quando si fanno queste dichiarazioni servono anche poi gli atti conseguenziali affinché si possano dare risposte su questi temi. E quindi se non partiamo da questo assunto e ci mettiamo a fare ulteriori pressioni, prelievi fiscali sulle materie prime o sui carburanti, come dicevo prima, poi arriviamo all'assunto che la benzina in Italia costa 2,50 euro e nella vicina Slovenia costa 1,50 euro. E quindi su questo voglio anche dire una cosa molto chiara: questo è il tempo delle decisioni, è il tempo della responsabilità e non è il tempo di inventarsi, come avete fatto nelle scorse settimane, la riforma del catasto, l'articolo 6, per andare a colpire quanto di più prezioso c'è da parte degli italiani, la propria casa di abitazione. E vedete, lo ha detto anche il nostro leader nazionale, mentite sapendo di mentire, perché c'è l'ulteriore prelievo fiscale sulla casa, perché lo dicono le norme che accompagnano questo articolo 6. Si vuole aumentare gli estimi per tassare e colpire particolarmente l'abitazione principale per compensare le imposte sul lavoro. Questo dice la norma di accompagnamento all'articolo 6. E soprattutto state rispolverando lo ius soli sotto le mentite spoglie della legge sulla cittadinanza. Ecco, questi sono gli schiaffi in faccia che gli italiani non vogliono prendere, che soffrono, vedete, perché noi in questo momento abbiamo degli immigrati che stanno venendo in Europa, stanno venendo in Italia, e noi dobbiamo in qualche modo essere consapevoli di accogliere a braccia aperte queste persone che scappano da una vera guerra, che è quella che oggi investe la Russia e l'Ucraina. E quindi noi oggi siamo in qualche modo qui ad assumerci le nostre responsabilità, ma serve un intervento diretto dell'Europa, non ce la possiamo fare. Voi continuate a dire che non si può parlare di scostamento, addirittura che è pericoloso parlare di scostamento, quando fino a 6 mesi fa avete impegnato 200 miliardi per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, impegnando i nostri figli e i nostri nipoti per i prossimi 50 anni. Oggi invece dobbiamo stare attenti a parlare di scostamento, ma serve un intervento dell'Europa. Non volete parlare di scostamento, parliamo di clausole di salvaguardia. Dobbiamo evitare che possa rientrare in campo il patto di stabilità in Italia, dobbiamo evitarlo, perché non ci sono le condizioni. E serve un nuovo recovery, un recovery come chiamare da guerra, un recovery bellico. Servono misure mirate nei confronti delle materie prime, delle bollette. Servono aiuti mirati anche sul lavoro, per poter consentire di creare quell'effetto moltiplicatore che serva da spinta per far ripartire l'economia. Quindi io, non avendo più tempo, mi accingo alle conclusioni, Presidente, e vi dico che noi saremo dalla parte
degli italiani, non del governo Draghi, perché ci ha deluso, ma dalla parte sicuramente sì del popolo italiano. E quindi se il presidente Draghi, insieme alla maggioranza, penserà alle imprese, penserà alle famiglie, penserà agli agricoltori, perché oggi le famiglie hanno paura a ricevere la bolletta dell'energia elettrica, hanno paura ad andare al distributore e fare un pieno di benzina. Ecco, questo è quello che noi non volevamo, questo è quello che non serviva a questo governo e questo invece è quello che questo governo sta facendo. E quindi noi, per questi e tanti altri motivi, per cui non ho più tempo, non daremo un voto favorevole, quindi voteremo contro questo provvedimento. Grazie Presidente.